Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giusy Food Blogger e benvenuti nel mio canale. Come potete vedere, in questo video vi sto mostrando le mie decorazioni natalizie, perché abbiamo fatto anche noi l'albero, e volevo anche mostrarvi i miei regali che ho ricevuto per il mio compleanno, che è stato la settimana scorsa. Come potete vedere, ho addobbato la mia parete attrezzata, l'albero di Natale, con questi dettagli che ho preso l'anno scorso da Maison du Monde. Però non vi nego che abbiamo comprato qualche altra pallina. Come vedete, c'è anche la stella di Natale, che non può mancare, e vedete tutti i dettagli che sono sull'albero. Li abbiamo presi, insomma, da Epicasa. Abbiamo un bel po' girato in tanti negozi, perché a me piace molto il bianco e il rosa chiaro, come potete vedere. Allora, adesso vi faccio vedere, guardate qui, la nuova aspirapolvere della Termo Z senza fili. Quando andrò ad aprire, faremo insieme un open box che pubblicherò su YouTube, e quindi ve la farò vedere dettagliatamente e vi lascerò la mia recensione. Intanto ecco qui i miei regali, come potete vedere inquadrato, e come potete vedere questa è la mia tavola, che ho messo anche queste piccole decorazioni che mi piacciono tantissimo, rosse. Allora, bando alle ciance, andiamo ad aprire i regali e vediamo che cosa contiene questa busta. Ecco qui, all'interno c'è il mio diario bimbi, che ci sono 366 ricette che adoro, per il mio bimbi TM6, è proprio una vera agenda dove ci si può scrivere appunti e leggere le ricette. Poi qui ho ricevuto queste magnifiche prodotti della Yves Rocher, crema per le mani, se non sbaglio questo è un bagnoschiuma profumato, che è veramente ottimo. Qui abbiamo invece le calze, ho ricevuto queste bellissime calze che mi piacciono tanto, e questo bellissimo cardigan di H&M che mi ha regalato il mio migliore amico, davvero molto molto bello. Però voglio farvi vedere questa chicca, che ho ricevuto questo complemento di arredo che è il presepe della Natività, mi ha fatto sempre un mio amico e l'ho gradito veramente tanto tanto. Allora, qui potete vedere che ho anche acquistato questi stampini da biscotto e le bustine, perché per Natale ho deciso di realizzarli con la ghiaccia reale, insomma i biscottini di pasta frolla che regalerò, che a me piace tanto farli ogni anno. Poi, se vedete, ho preso da Epicasa questa teglia che ho realizzato la Nutella Biscuit Cake, che ve la voglio mostrare, e nell'info box potete trovare la ricetta. Eccola qui, la potete realizzare anche voi, è facilissima. Avrete il link nell'info box e potete trovare la ricetta di questa golosissima Nutella Biscuit Cake. Ma voglio anche mostrarvi, ci tenevo molto a farvi vedere, la torta che ho realizzato per il mio compleanno, la torta di Minnie che ho fatto io, un pan di Spagna bagnato con una bagna di rum, con panna, Nutella e varie decorazioni fatte con la panna. È stata veramente un successone ed è veramente buonissima. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo al prossimo video e lasciate un like e un commento se vi fa piacere. Un bacio!